su vieni, non pensarci più e non fare il timido dai, sorridi tranquillo se puoi e vai in onda sul tetto fra noi, un trucco leggero qua e là. Cos'è? Ti aspettavi un sofà? Andrà tutto bene perché sei molto più sveglio di me. Tiziana Ferrario, perché uomini è ora di giocare senza falli? Un titolo ambiguo del tuo ultimo libro. Ambiguo? No. Sì, maschilista. È molto chiaro, perché ho usato un linguaggio calcistico, perché gli uomini lo capiscono molto bene, un libro che ho scritto proprio pensando che lo leggessero gli uomini, sperando che lo leggessero, e quindi giocare senza falli significa giocare correttamente, senza sgambetti, senza azioni punitive, quindi insomma senza quel gioco un po' scorretto che invece nella vita quotidiana vediamo quando si tratta di parlare dei rapporti tra uomini e donne. Si fa tempo ad aprire il libro, avvertenza, ecco, sembra il bugiardino dei medicinali, no? Certo. Questo è un libro da regalare a quei maschilisti che ancora non hanno capito di avere, scusa, cerco di interpretarlo, non hanno capito di avere i giorni contati, perché altri uomini femministi stanno arrivando ed è con questa nuova specie che le donne stanno costruendo un'alleanza per un mondo migliore. Beh, ti sei spiegata bene. Sì, perché l'avvertenza, come per dire, poi se non lo volete leggere, non lo leggete, però questi sono i miei indirizzi mentali, diciamo. Sì, ma non è un libro arrabbiato, anzi, c'è molta ironia nel libro. Oh. E c'è appunto l'idea di guardare a quello che sta succedendo nell'universo maschile, che non è così uniforme, omogeneo, compatto, ma è un universo in movimento, cioè per cui tu continui ad avere quei maschilisti incalliti, aggrappati a quel modello culturale che non funziona più, perché non funziona più, e però accanto stanno crescendo invece altri uomini, soprattutto fuori dall'Italia, io li ho visti molto, molto sereni e molto diversi, e però anche qui ci sono uomini che hanno girato le spalle al maschilismo, che pensano che sia anche bello sentirsi liberi di scegliere quello che si ama, di seguire le proprie passioni. Cioè, è stato detto tanto alle donne, puoi fare di tutto, puoi fare anche l'astronauta, puoi andare dove ti pare, segui le tue passioni, ma gli uomini in realtà è sempre stato detto, puoi fare tutto quello che vuoi, ma devi essere uomo, non puoi fare cose che siano da femminucce, e questa è una grande gabbia che condiziona moltissimo anche poi la vita degli uomini. Per cui io parlo di uomini, sicuramente alcuni sono maschilisti, ma parlo anche di questi uomini nuovi che vogliono viversi la loro vita in un modo diverso da come è stato per i loro padri o per i loro nonni. Chi è il maschilista inconsapevole? Chi è il maschilista silente? Chi è il maschilista infastidito? E soprattutto il maschilista indifferente, che questa è la cosa peggiore che possa essere. No, il peggiore è l'asintomatico. Se stai nel tempo, sei proprio nei tempi di oggi. Certo, infatti, proprio siccome è un libro che ho scritto in piena emergenza Covid e quindi avevo nelle orecchie questo linguaggio e ho detto, ma forse esiste anche un maschilista asintomatico, che è quello che non sa di avere dentro di sé il virus del maschilismo, che pensa di essere molto aperto, persino molto femminista, ma che nel momento in cui poi deve scegliere
Non so che cosa, chi premiare, chi assumere, con chi appunto a fare affari, ecco, cioè diciamo, e alla fine poi sceglie un uomo perché si sente più in linea e quindi davanti a una scelta viene fuori tutto il suo maschilismo. Succede spesso così, un po' perché siamo intrisi di quel modello culturale. Che vuole le donne in un certo modo e gli uomini in un altro modo, e quindi è un modello culturale che è difficile sradicare perché è dentro di noi, ma è dentro tutti noi uomini e donne. Hai incontrato, hai fatto ritratto, hai riportato parole, immagini di personaggi interessanti del mondo della cultura, del mondo della politica, Iacona, Taddei, hai parlato di Trump, hai parlato del maschilista planetario, che poi dopo mi spiegherai anche cosa è per te, chi è questo maschilista planetario. Beh, non l'hai Certo, capito, Roberto è molto Vecchioni, chiaro. Matteo Bussola. Ecco, Vecchioni mi è stato molto simpatico, prima perché adoro Vecchioni, seconda cosa perché lui ha detto: io sono un femminofilo. Ecco, e tu hai seguito il suo discorso, raccontami. Ma allora, parto dal maschilista planetario che è ovviamente Trump, perché Proprio insomma. mio riferimento, Ma c'è chiaramente. proprio una lettera che io gli ho Sì, allora. scritto dicendogli tutto quello che appunto non mi piace e durante la sua campagna elettorale, quella che l'ha portato alla Casa Bianca, cioè il linguaggio volgare che aveva usato nei confronti delle donne, ma anche il modo in cui ha trattato la sua avversaria Hillary Clinton, cioè una donna che ha dovuto subire degli insulti tremendi da Trump, no? Ma poi anche come ha trattato nei mesi successivi le donne che lo accusavano di molestie sessuali. Quindi lui è oltretutto, io dico che è planetario perché è diventato un punto di riferimento per altri leader politici che sicuramente sono dei maschilisti, posso dire, non so, faccio l'esempio del presidente filippino, piuttosto che del presidente brasiliano Bolsonaro, cioè uomini che hanno detto delle cose sgradevoli sulle donne, no? E che quindi hanno visto in Trump, una persona, che rafforzava le loro idee e un punto di riferimento. Oggi Trump è uscito di scena per il momento, perché non sarà così facile liberarci del Ah, ma infatti, trumpismo. detto, prima o poi ci rivedremo Eh su sì, ci Trump. rivedremo, non Ecco, sapremo non so ancora come, come e anche quando, questo, ma il non so come, ma trumpismo, ci rivedremo. ma soprattutto il trumpismo, comunque questo modo di essere populista, di seguire e cavalcare il malcontento delle persone attraverso bugie, così, insomma, quello ci metterà molto a scomparire, no? È uno dei lavori che ha davanti Biden e quindi presidente eletto Biden, e quindi, insomma, vedremo che cosa succederà. Anche lì con Trump si sono imparate, si sono apprese, abbiamo imparato quello che significa la gazzarra, che non accade soltanto il caos Sì. Beh, durante le elezioni, che non accade soltanto qui da noi, a parte che qualcosa hanno una di. metodologia di votazione che è una cosa farraginosa, la conosce soltanto chi ci sta Sì, dentro. è molto complessa, però nel momento in cui lui ha incominciato a dire mi hanno rubato l'elezione, non c'è stata una corte giudiziaria nei vari stati americani che gli abbia dato ragione, sono state Certo. aperte inchieste, figurati, c'erano anche governatori, no, di stati a guida repubblicana che avrebbero voluto agevolare comunque quello che chiedeva il presidente Trump, che non sono riusciti a trovare appigli né brogli su tutto questo. Quindi lui ha continuato ad aizzare la gente che non ha fatto una gazzara, ha fatto un tentativo di colpo di Stato, perché questo l'hanno chiamato anche i giornalisti americani quando hanno assaltato il congresso. Per cui è stata un'operazione pericolosissima, mai accaduta nella storia americana, e quindi non sarà semplice andare oltre, no? Ritrovare quell'unità che oggi l'America ha bisogno e che Biden ha tante volte pronunciato nel suo discorso di insediamento, no? Quindi, insomma, Poi è super questi frequentato. maschilisti planetari rischiano di fare gravi guai, gravi Poi è danni. vissuto e frequentato l'America. Trump probabilmente
aveva anche stancato i suoi stessi compagni di partito, perché penso che tutti o quasi tutti si siano, tranne gli estremisti che si sono presentati poi il giorno prima delle elezioni al Campidoglio, eccetera, eccetera, ma perché io sono convinto di una cosa, e questo dipende anche, lì c'è un discorso di razza e di genere in America, che le grandi città hanno un'idea, gli stati aperti, diciamo soprattutto quelli del sud, sono la vera America, cioè quella che probabilmente trampiana dentro di sé. Ma allora, i repubblicani hanno Tu l'hai sentito meglio sostenuto di me, il Trump. cuore americano, io no, quindi. No, ma i repubblicani hanno sostenuto Trump tantissimo, quasi fino alla fine. L'assalto al Congresso ha aperto una crisi di coscienza in alcuni di loro, però il partito è un partito in crisi perché di fatto Trump si è sì candidato con i repubblicani, ma ha creato una presidenza a sua immagine e somiglianza, cioè non è che ha gestito la sua presidenza in un modo collegiale. E molti repubblicani, a partire dal leader al Senato, Mitch McConnell, si sono adeguati e hanno fatto quadrato attorno a lui, salvo poi in questa fase finale della sua presidenza, davanti ai disordini, a 5 morti che ci sono stati, no? E con i parlamentari messi in sicurezza nei sotterranei del palazzo, perché alcuni di questi manifestanti erano anche armati, cioè, quindi ecco, solo in quel momento alcuni hanno fatto dei passi indietro. Adesso si è aperta una nuova fase, cioè vorrebbero fare l'impeachment, vediamo che cosa succede, perché l'impeachment è un gesto politico che se mai passerà, impedirà a Trump di candidarsi di nuovo. Però, cioè, diciamo che sta scaldando i motori, si dice molto, la figlia o uno dei figli, no? Quello che più gli è stato vicino in questi 4 anni, ma è soprattutto Ivanka alla quale puntano, perché è giovane, è stata accanto al padre durante la campagna presidenziale, durante tutti i 4 anni alla Casa Bianca, insieme a suo marito che ha ridisegnato un po' gli equilibri del Medio Oriente. Quindi, insomma, c'è una dinastia Trump, come c'è stata per altre famiglie americane, che punta alla Casa Bianca o comunque punta a fare politica alla Casa Bianca un po' presto, ma intanto punta a mettere un piede dentro al Senato o alla Camera. Non dimentichiamo che tra 2 anni si vota, no? Ci sono le elezioni di midterm per rinnovare alcuni seggi. Tu hai, ecco, questo è quello che hai pensato e detto in una tua lettera al maschilista Sì, planetario che è certo. Poi mi Trump. hai chiesto di Vecchioni. Sì, certo, ma dopo ti richiedo anche, per esempio, allora mettili insieme anche Barack Obama, perché se c'ho sotto mano una sua lettera, ecco cosa vuol dire essere un femminista. Mettiamoli insieme, uno un gran poeta, un altro un grande che non è diventato purtroppo grandissimo. Allora, quello scritto di Obama, che ha fatto a pochi mesi dalla fine della sua presidenza, mi aveva molto colpito, perché è la scritta, cioè una lettera che un papà scrive guardando crescere le sue figlie e capendo quali sono le pressioni che queste due giovani donne subiscono nel momento in cui diventano adolescenti e si preparano poi a fare anche il grande salto, andando al college, uscendo di casa. Quindi lui, da uomo, da papà, si dice orgoglioso delle sue figlie, e però capisce anche le difficoltà che possono avere come donne. E spiega che il suo essere femminista è lavorare, si concretizza nel lavorare per dare a tutti le stesse opportunità. Perché non è così? Perché le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini. Quindi è una lettera molto bella che lui scrive, e quindi io l'ho voluta riprendere per far vedere come sia naturale per un uomo cresciuto con una cultura multietnica come quella di Obama, come sia naturale
dichiararsi femminista, una cosa che in Italia non avviene così naturalmente. Trovami un politico che dica sono un femminista, no? Cioè fanno sempre molti distinguo, no? Alla parola femminista si attribuisce sempre un'accezione anche negativa. Quindi, difficile che noi prendiamo una posizione netta, dai. Siamo no, ma soprattutto su questo tema, perché è poco popolare, no? Del femminismo noi abbiamo anche una percezione di negatività, e come un qualcosa che è poco femminile, che è troppo aggressivo, che non, quindi è un modo diverso. Non a caso Justin Trudeau, di cui io parlo, che è il premier canadese, ti scrive come lui vuole crescere i suoi figli femministi. Lui ha 3 figli, maschi e femmine, e appunto ti dice questa cosa. E lo stesso lo fa un'altra persona che ho intervistato, che è Frans Timmermans, che è olandese, è cresciuto da ragazzo in Italia, a Roma, ed è il vice di Ursula von der Leyen. Lui puntava a quel posto ed è diventato il vice di una donna che gli ha preso il posto. E lui ti dice io sono femminista da anni, lo dice, ti spiega che cos'è per lui. Quindi fuori dalla nostra bolla italiana, no, dove si discute sempre, si dice una cosa e se ne pensa un'altra, e insomma e si segue ancora un modello molto patriarcale, ecco, i politici dicono tranquillamente sono femminista, credo in questa cosa, e si espongono anche con dei provvedimenti. Qua sono sempre le donne ad esporsi, no? Le donne parlamentari, intendo dire, certo. Se devono prendere delle iniziative per fare delle leggi che facilitino comunque la vita delle donne. Magari ci sono i compagni di partito che le sostengono, ma non è mai un'iniziativa di un uomo, e questo è sbagliato, perché noi, oltretutto donne, non siamo una specie da tutelare, protetta, no, siamo la maggioranza del paese e veniamo trattate come se fossimo la minoranza, e anche i politici hanno una responsabilità in questo. Vecchioni, dai, femminista e femminofilo, allora, sono due cose completamente diverse. Vecchioni l'ho cercato perché intanto ha scritto delle canzoni sulle donne molto belle, alcune sono state anche fraintese, e questa è stata anche l'occasione per ribadire che, per esempio, voglio una donna con la donna, con la gonna, cioè in realtà non era un inno maschilista, ma lui ha spiegato molto bene che lui intendeva dire voglio una donna che non sia dura come un uomo e spietata come un uomo, ma che mantenga le sue caratteristiche anche di femminilità. Erano altri anni, infatti la canzone finisce non voglio una donna stronza come un uomo, sola come un uomo, no? Era questa la strofa finale, e tutti erano rimasti molto colpiti invece da quella voglio una donna, la voglio con la gonna. Detto questo, lui è un uomo di 77 anni, 78 credo, quindi ti dice anche io sono cresciuto come il maschio bianco della famiglia, quindi al quale tutto è dovuto. Se sono cambiato, dice, e sono cambiato, è grazie a mia moglie Daria. E se parli con Daria ti dice ecco il cavolo che è cambiato quello ogni volta per fargli fare delle cose. Però lui si capisce che sono molto divertenti quando sono insieme, no? Perché lui dice una cosa, lei in realtà la pensa in un altro modo, però lui riconosce che se ha capito che per esempio i figli vanno educati allo stesso modo, non c'è differenza tra i maschi e le femmine, cioè se appunto è cresciuto anche nel riconoscere valore, diritti alle donne, così è grazie alla moglie che ha avuto accanto. E quindi è un uomo che ti dice io non sarò mai femminista, ma sono un femminofilo, cioè un uomo che apprezza tutte le qualità delle donne e che è pronto a spendersi comunque perché per i diritti delle donne. È un uomo di un'età diversa e ti dice cose diverse da altri molto più giovani che io ho intervistato e che sono uomini che normalmente ti dicono io voglio vivermi la mia paternità. Le Lauro, Taddia, voglio dire, per dire, sì, dei personaggi. Taddia, che... ma anche Matteo Bussola che ha deciso di fare il papà a tempo pieno delle sue 3 bambine, e però ti dice anche io ho scelto consapevolmente di volermi vivere la paternità a tempo pieno. Lui è anche uno scrittore, si alterna con la moglie, anche lei scrittrice, per cui la moglie
si occupa la notte delle bambine, eccetera, lui se ne occupa di giorno, e quindi lui dice però anche le donne mi guardavano strano quando arrivavo in piscina, unico papà con le mie tre bambine, no? Mi chiamavano mammo. Dice, ma perché mi devono chiamare mammo? Io sono un papà, cioè voglio fare il papà, sono un papà. Quindi dice, attenzione donne, non siate anche voi respingenti e poco accoglienti con questi uomini che in realtà vogliono cambiare, sono cambiati. E che vanno in giro con la carrozzina, per esempio. Che vanno in giro con i passeggini, con i loro bambini, certo. Vogliono stare con i loro figli e magari non fanno le cose allo stesso modo della mamma, ma non è che per questo siano meno bravi, sono diversi, no? Quindi anche pretendere che il papà faccia il papà come tu vorresti, cioè no, cioè la pasta gliela preparerà come è capace di fargliela lui e chi se ne importa, tanto i bambini non muoiono di fame, no? Da noi, ecco. Cioè. Tu hai citato proprio per questo caso sia Dostoevskij che Shakespeare, che più o meno dicono la stessa cosa, no? Un padre diventa un padre saggio quando genera un figlio e se ne rende conto. Sì. Cioè, vuol dire che non affida l'educazione soltanto alla moglie, questo volevi dire. Certo, vuol dire che comunque non vuole viversi la paternità a tempo pieno e dà degli insegnamenti. Oggi fare i genitori è sempre stato un mestiere difficile, però i ruoli non sono più così definiti come una volta, no? Con il padre che stava fuori perché doveva lavorare, portare a casa i soldi per la famiglia, la mamma a casa che si occupava della casa, della famiglia, dei figli, della loro educazione. E no, oggi la responsabilità deve essere condivisa, ogni genitore deve dare qualcosa al proprio figlio che non sia solo la parte, diciamo, educazione più diciamo quella con la E maiuscola, ma c'è anche la componente affettiva. Prima la componente affettiva veniva lasciata molto di più alle mamme, no? Quella componente più tenera. No, oggi anche i papà hanno da dare alle loro figlie, ai loro figli, questa parte. Cioè non c'è solo l'autorità che c'era una volta. Il papà era autoritario o autorevole e la mamma era quella a cui era delegata la coccola, la parte della difesa se il papà era nervoso o questo. Cioè no. Ecco, diciamo che i ruoli sono cambiati e se si vuole far crescere anche dei figli più rispettosi gli uni degli altri e dei sessi diversi, cioè rispettosi comunque delle loro sorelle, delle loro compagne, allora bisogna darsi da fare entrambi i genitori e fare un patto all'inizio su che cosa, se si vuole diventare genitori, come lo si vuole diventare, no? E credo che sia importante per l'educazione dei figli, ma anche per le donne che non possono essere quelle sulle cui spalle ogni volta si riversa il peso maggiore della gestione familiare. Adesso vado all'attacco e pensare che qualche volta si parla, ci si riduce probabilmente a pensare al femminismo, almeno qui in Italia, come una distinzione di genere, nel posto di lavoro e con le donne, e soprattutto perché non c'è una parità retributiva. Io non credo che il femminismo sia questo. No, il femminismo è avere tutti le stesse opportunità, no? Quindi questo è il concetto chiave, dare a tutti la possibilità di provarci, se hai, perché sai, non è solo un problema di arrivare nei posti, cioè il talento viene dato indistintamente, no? Poi però nel mondo non ci sono le stesse opportunità. Se nasci in Europa hai sicuramente delle opportunità diverse di un bambino africano e quindi ecco, dare le stesse opportunità a tutti è avere un'idea di una società paritaria, e quando hai un'idea di una società paritaria per forza devi credere anche che i diritti delle donne siano i diritti di tutti, siano diritti umani e che appunto non ci debbano essere differenze. Da questo tuo libro, che è veramente gradevole fra le altre cose per come lo scrivi, anche perché
Non è che voglio farti una sviolinata, scrivi veramente molto bene. Ricordo il libro su Kabul di alcuni anni fa che era veramente eccezionale. Guarda, sembrava di vivere, di rivivere qualche cosa che, che tu vedi, io vedo solo in televisione, e che è una guerra che vedi di notte, magari soltanto dei razzi che passano, eccetera, oppure dei momenti che modificano la storia, tu la vedi da casa e c'è chi lo vede invece stando sul posto, no? Quindi, l'Afghanistan è un paese che ho dentro, mi è rimasto dentro, anche se è incredibile, quest'anno è il 20° anniversario dell'11 settembre, guarda, sembra incredibile che siano passati 20 anni da quella giornata tragica, e il giorno dopo io sono partita per l'Afghanistan e ci sono andata per anni poi, quindi è un paese che mi è rimasto molto dentro. Che poi dovrebbe essere bellissimo, speriamo di poter prima o poi riaprire come la Birmania, cosa che non ho mai visitato, ma mi hanno detto che è bellissima anche come paese. Adesso c'è stato il colpo di Stato, sì. Hai visto, quindi... Ho visto, però la differenza è che tu puoi andare in Birmania perché lì è un gioco di potere tra il partito di Aung San Suu Kyi e i militari. Che secondo me anche le sue... anche molte sue colpe. Certo. Beh, per esempio, insomma, lei è stata un'icona dei diritti umani, perché è rimasta in prigione per gli arresti domiciliari per 15 anni, ma poi quando è andata al potere, per esempio, è finita davanti anche al tribunale sui crimini di guerra perché non ha difeso la minoranza musulmana Rohingya. Quindi su quello lei, per esempio, è stata al fianco dei militari, quindi oggi che i militari l'accusano di brogli e non accettano i risultati delle elezioni di novembre e l'hanno di nuovo arrestata, certo non appare un'operazione democratica, no? Il cammino della democrazia in Birmania si sta un po' fermando, però lì mi piacerebbe avere, insomma, i risultati di una bella inchiesta per capire se le accuse dei militari sui brogli sono reali oppure non volevano più avere questa donna che comunque a queste elezioni aveva preso l'83%, no, il suo partito. Quindi, però diciamo che il suo aspetto così smagliante di una volta si è un po' appannato proprio per questa vicenda legata alla minoranza musulmana Rohingya, insomma lì sono stati fatti lei non ha accettato il fatto che fosse stato commesso un genocidio nei confronti di una minoranza, non ha accettato questo e forse anche ha girato la testa. Mi ricorda tanto la Turchia, mi ricorda tanto, cioè questo genocidio è quasi celato, no? Perché mi ricorda tanto i curdi, mi ricorda tanto certi paesi che Elif Shafak, non so se la conosci come sì, scrittrice, l'ho intervistata a Istanbul, prima che lei se ne andasse, aveva scritto La bastarda di Istanbul e ho avuto l'occasione, tramite un amico comune, dopo lei è andata via, se n'è andata perché se no l'avrebbero arrestata, parlo dell'inizio del 2006 e sembra di vedere c'è la storia che in certi punti, in certi posti si ripete, si nega una storia che è davanti a tutti. Ma le ultime due cose, perché tanto voglio parlare, finire su questo libro: tu hai fatto un elenco del maschilismo e quindi ed è delizioso leggerlo, quindi dico ai lettori che debbono leggerlo. Primo, hai parlato di uomini nuovi con cui ci si può alleare. Ci si può, non ci si deve. Ma qui lasciamo... È una scelta. È una scelta, appunto, lasciamola a libero arbitrio. Certo, ci deve essere un patto, però alleandosi anche nelle azioni quotidiane con questo tipo di uomini, cioè si può dare un contributo a far crescere anche una società più paritaria, far crescere bambini più consapevoli che magari poi quando diventano compagni di vita di donne poi magari non li ammazzano, no? Cioè il problema è che devono essere gli uomini a educare gli altri uomini, io credo, per cui ci deve essere un'alleanza con le donne, ma
gli uomini devono essere anche dei modelli per altri uomini, cioè se ci sono in giro dei molestatori, e non tutti gli uomini sono molestatori, quelli che non lo sono devono avere il coraggio di non girare la testa dall'altra parte. Se nel tuo ufficio c'è un capo che molesta sessualmente o anche psicologicamente una collega, e devi dire no, così non si fa, cioè non lo puoi lasciare libero di agire, no? E solo così, solo prendendo posizione e dimostrando anche che le donne sono non delle proprietà private, ma sono delle persone con dei diritti di scelta anche, poi si potrà arrivare ad avere una società dove gli uomini non ammazzano le donne. Certo, abbiamo un numero di femminicidi agghiacciante. Perché questo non accada più, bisogna iniziare molto presto, bisogna iniziare in famiglia, bisogna fare un patto da subito nelle coppie, perché la moglie non sia schiava del marito e comunque la mamma diventi un modello non al servizio della famiglia, ma che contribuisce alla crescita della famiglia, no? Quindi io penso che sia questa alleanza possa dare dei grandi frutti. I femminicidi degli ultimi tempi, dell'ultimo anno e mezzo, che sono cresciuti in modo esponenziale, non voglio chiaramente assolutamente trovare scuse specifiche, per carità, ma io credo che molto dipendano anche dal periodo, dal Covid. Cioè, beh, il Covid sicuramente dal punto di vista psicologico ha tarato parecchia gente. Ha aggravato le tensioni che già c'erano. Però veniamo da un anno comunque, anche da anni precedenti, in cui comunque i numeri sono agghiaccianti, donne uccise ogni 2 giorni e mezzo, una donna ammazzata ogni 72 ore è una cifra che non è normale, non è normale ammazzare così tante donne, e sta diventando persino normale uccidere i figli insieme alla madre, oppure solo i figli e poi togliersi la vita, cioè come vendetta. C'è anche lo sfregio in mezzo, fra le altre cose. Cioè, è una vendetta nei confronti di una compagna che non ti ama più e le togli. La cosa che lei, alla quale lei è più legata, e la lasci in vita, cioè, quindi, che è la punizione peggiore che puoi dare a una donna. Ecco, tutto questo accade secondo me perché c'è proprio una mancanza di educazione allo stare insieme, a un'educazione sentimentale, quella che Iacona nel mio libro chiama proprio così, cioè sin da ragazzi bisogna avere un'educazione sentimentale, che significa provare sentimenti per qualche secolo fa, no, fu scritto l'educazione sentimentale, voglio dire, quindi serviva a qualcosa. Oggi mi viene in mente questo Uomini che odiano le donne, quella letteratura nordica che ci ha fatto veramente prendere a prestito anche dei titoli, se vuoi, anche per giornali, titoli. Certo. Uomini che odiano le donne. Senti, l'ultima cosa... Ce ne sono, io ne parlo anche in un capitolo del libro, di uomini che addirittura... da noi per fortuna non è ancora successo, ma è successo in America, in Canada, cioè che odiano talmente tanto le donne, si radicalizzano in rete contro le donne perché trovano altri uomini che odiano le donne e insieme si autoalimentano e si radicalizzano appunto, e poi vanno fuori e fanno delle stragi contro le donne. È terribile, e in America questo ormai viene considerato anche un atto terroristico, perché avviene con lo stesso, nella stessa maniera di quello che può essere un integralista islamico. Ci sono uomini che odiano le donne e che le ammazzano, lasciando poi anche dei manifesti di rivendicazione. Ecco, Tiziana Ferrario, io sono arrivato all'ultima pagina, avremmo potuto parlare ancora quanto vuoi, perché il libro ha molti spunti, scritto in modo schietto, davvero. C'è la dose di ironia giusta quando ci vuole, e poi c'è uno schema che è proprio all'ultima pagina, e questa è furbizia, è messo proprio all'ultima pagina, che, come definiresti il nostro paese? Ecco, io voglio come sì, perché, spot perché... la risposta di Tiziana Ferrario. No, perché questo l'ho messo anche all'inizio, questo test. Sì, ma...
per vedere se la risposta iniziale alla fine del libro coincide con la risposta finale, no? E io lo definirei, cioè metterei insieme due cose, un paese maschilista ma sulla buona strada. Sono d'accordo con però te. È maschilista. Non ci possiamo fare niente, cercheremo di fare, no veramente, cercheremo di fare del nostro meglio. Io credo che l'uomo... Sulla buona strada? Perché sì. Ci sono tante donne che non smettono comunque di impegnarsi, che non accettano comunque questa voglia di sottometterle e che comunque studiano, perché lo studio ti porta fuori dalla sottomissione. Ma infatti è nella sottocultura che nasce e si sviluppa ancora la sottomissione femminile, almeno in Italia parlo, non parlo. Dopo altre religioni c'è chi cammina due metri dietro. Ma non credere, non è solo la subcultura, cioè è anche uno stato d'animo. Però più donne diventano colte, più donne escono dalle facoltà universitarie, come sta succedendo adesso, e più donne si laureano anche in materie tecnico-scientifiche, che sono quelle dove gli uomini dominano, ma che sono quelle più richieste in un mondo sempre più digitalizzato come il nostro, dove appunto serve avere la capacità di conoscere i computer, l'innovazione, la tecnologia, l'informatica. Ecco, più donne usciranno preparate, colte, e sempre di più sarà difficile tenerle ai margini, no? E quindi è per quello, siccome le nostre facoltà sono piene di donne in gamba che non fanno passi indietro come qualche conduttore che cito vorrebbe, sì. E quindi io penso che siamo sulla buona strada per quello, siamo un paese maschilista ma sulla buona strada. Un libro per tutta la famiglia, grazie Tiziana Ferrario, alla prossima volta. Grazie a te. Su, vieni, non pensarci più e non fare il timido, dai. Sorridi tranquillo se puoi e fai in onda, suddetto fra noi, un trucco leggero qua e là. Cos'è? Ti aspettavi un sofà? Andrà tutto bene perché sei molto più sveglio